Eccoci amici tecnologici, oggi 5 marzo 2022, purtroppo la situazione è quella che è. Non a caso ho messo risico sotto per poi fare un leggero discorso su questa guerra del cazzo che veramente mi lascia, non lo so, non riesco nemmeno a divertirmi. Comunque, Realme C21Y, vediamo, è il telefono che ho comprato che costa di meno nella mia storia dei telefoni. Vedete il cava SIM, i librettini e caricabatteria, che è questo, che non è tipo C, ma è il tipo precedente, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, però non è un tipo C, quindi ci si può ricaricare solo questo, e ricarica con 2 ore e mezzo, ricarica tutto il telefono. Però che è successo? Che questo telefono veramente è stupefacente a livello di telefono. Poi facciamo tutto un discorso dopo invece riguardo la Cina, appunto, per questo ho messo risico sotto. Allora, questo telefono 129 euro, questo non sarà il solito video che faccio sui tablet, sui telefoni, sarà un video un po' veloce. Per dirvi la differenza fra questo e quello precedente mio, che era un telefono da 1.299 euro, questo costa 129 euro, quindi sono 10 volte, 10 unità di questo qua per quello là. Allora, il mio video vuole dire, ma vale 10 volte il Sony Xperia 1 o 2 rispetto a questo e viceversa? Cioè, ci sono 10 categorie di differenza di numero, di prezzo, cioè da 129 euro a 1.290 euro, ci escono 10 di questi, li vale? Allora, no, perché questo qua si è rilevato migliore di quello che pensassi. Non gli davo 50 lire, l'ho preso perché adesso sto 15 giorni in attesa di un rimborso per poi comprare un altro telefono e ho pensato, guarda, ne prendo uno basone, così, un muletto da tenere in questi casi di cambio di telefono e roba varia. Ma non gli davo veramente un euro di valore, anzi pensavo proprio di rimandarlo, invece no, invece lo tengo perché ha delle caratteristiche veramente vincenti che adesso vi andrò a spiegare. Allora, il suo punto di forza sicuramente è la batteria, che è veramente infinita. Io questa la batteria così su uno smartphone non ho mai avuto una batteria che dura così tanto. È vero che ci mette, come vi ho detto, 2 ore e mezza a ricaricare, però dura, con il mio uso stress, diciamo, ci faccio un giorno, ma a stressarlo tremendamente, mentre con l'altro, diciamo, lo devo ricaricare 3 volte. Questo ci fai un giorno, ma se non hai un uso stress ci fai 3 giorni tranquillamente, 3 giorni. Se non hai un uso veramente pazzoide del telefono, ce l'hai sempre in mano, diciamo, ci fai un uso normale, ci fai pure di più di 3 giorni, perché veramente la batteria, penso che sia la miglior batteria che c'è in commercio, perché usa, poi si appoggia appunto a questo processore, che evidentemente non consuma molto, che è l'Unisoc, che ritroviamo appunto in tutti i tablet cinesi. Quindi io ne ho provati un paio, è inutile che ne compro altri per provare, perché l'Unisoc è sempre quello, il processore si chiama T qualcosa, T618, T620, cambiano un po' di, ma è sempre quello, la solfa è sempre quella. E appunto funzionava sul tablet che ho provato cinese, ovvero sul, come si chiama il tablet? Comunque, anche sul Blackview, che è quello che mi viene in mente, il Blackview 11 ha questo Unisoc qua, se non leggermente quello dopo, però è uguale, ti accorgi che c'ha proprio il funzionamento tablet. Quindi andiamo a vedere un po' la velocità, vedete, io ci riesco a fare tutte le cose che ci faccio con l'altro, esatte. Se c'è un impuntamento, ho visto che ce l'ha soltanto su, ho visto prima, mentre ieri mi è andato bene su Betflag, mi andava bene lo streaming. Oggi ho provato con Eurobet, lo streaming invece mi punta un po'.
sulle robette stiamo parlando. Io non so il motivo, che forse gli dà fastidio qualcosa di Eurobet. Ovviamente non potete avere che funziona tutto e subito, ma funziona. Vi assicuro che funziona. Vedete, se andiamo a mettere un po' di streaming, tanto qua le password sono. Se andiamo a mettere un po' di live di streaming, andiamo a vedere che, vediamo un po', va un po' zompettante. Vedete, streaming. Vediamo se mi dà, ecco, in questo caso mi dà la partita di calcio, vedete? Questa adesso non la apre. Vediamo se c'è qualcosa di tennis, che prima guardavo appunto il tennis. Vediamo un po'. Sono davvero. Come chi vede i miei video lo sa, sono davvero demoralizzato, ragazzi. La situazione non è buona per niente. Non so dove andrà a parare questo pazzo. Vedi, adesso addirittura non me lo carica proprio. Qui c'è un po' di intrippamenti qua con Eurobet, non so perché. Mentre su Betflag mi funziona bene. Ieri ci ho giocato, cioè ci ho visto tutte le corse di cavalli, ci ho visto senza problemi. YouTube, idem su YouTube, vedete, adesso vi faccio vedere il mio video ultimo del tab, faccio vedere un pochino il mio video ultimo del tab S7 Plus 5G, vi faccio vedere la classifica, appunto vi faccio vedere due girl per un po' per carnevale, qualcosa, appunto per stare un po' più allegrotti. Audio è mono, però esce da questo speaker che sta qua dietro. Comunque dà una buona profondità, dà una buona sensazione, si sente bene. Niente da dire sull'audio. Questa è Eiza, appunto. Questa è la classifica delle ragazze più belle di Instagram, che trovate solo sui tablet, quindi dovete andare a vedere. Allora, per dirvi soltanto che appunto funziona, vi dovete andare a vedere in quei video là se volete vedere di che cosa sto parlando. Ovvio che io non ci metto, prima vedevo questa che sicuramente è conosciuta, si chiama Alessia Messina Real, ragazza stupenda, però ha 600.000 follower. Io non punto a chi è già famoso, sto cercando di scoprire qualcosa, però lei ovviamente è uno spettacolo di italiana spettacolare, è molto molto bella. Oggi vi faccio vedere questa, ma non la metto in classifica perché diciamo è fuori classifica, già è famosa, è conosciuta, c'ha quasi più di mezzo milione di follower, non c'è niente da dire, è bella ragazza. Poi io guardo solo diciamo la bellezza, non sto a giudicare le persone come sono e come non sono, guardo solo a livello estetico. Lei ci sta, però nella mia classifica ho detto intorno ai 10.000, faccio qualche sforzetto su qualcuna, sui 40.000, 50.000 follower massimo, non di più. Allora, questo è Instagram, appunto, vedete, gira tutto bene. Io adesso vi sto facendo vedere come gira. Gira molto tutto bene, un telefono 129 euro stiamo parlando, eh. Vedete? Questo è il mio canale, questo è Instagram, abbiamo visto anche questo, YouTube l'abbiamo visto, vedete il funzionamento, vi ripeto, vi rifaccio rivedere il video del mio canale. Non compro più un Ed prodotto cinese, nemmeno se sbaglio, ma nemmeno se sbaglio. Quindi esattamente farò ad un buono come recensore di funzionano prodotti Nokia, eccetera. Non so, i vedete. tablet che ho provato, tipo Teclast, ecco adesso mi è tornato il nome, Teclast M40 e M18, hanno questo Unisoc qua di processore, funzionano uguale, sembra un mini tablet, questo telefono sembra un mini tablet con una batteria veramente assurda. Quindi ci fai tutto quello che ci fai normalmente con il telefono, funziona tutto. Ovviamente sulle foto, andiamo a vedere adesso la fotocamera,
Vedete? La fotocamera non è manco malaccio, è sufficiente. Fotocamera è sufficiente. Ecco, diciamo un telefono. Se dovessi trovare una frase per descriverlo, un telefono sufficiente sotto tutti gli aspetti. Sufficiente sotto tutti gli aspetti con una batteria da 10. Quindi è un telefono che io veramente mi sento di consigliare a tutti, anche se appunto adesso facciamo un discorso sulla Cina, perché comunque è bello come è molto dietro inzigrinato, vedete, c'è questa inzigrinatura, vedete, inzigrinato, quindi fa un bel grip, non prende troppe, non prende per niente le impronte. Davanti c'è uno schermo decente, che non molto meglio di altri che ho visto, e quindi 129 euro, forse lo trovate anche a qualcosa di meno, 100 euro, questo è l'entry level migliore che potete comprare, secondo me, se dovete comprare un entry level, se vi serve un telefono base, un basone o uno che non c'ha troppe necessità. Funziona tutto, c'ha la sua velocità, la velocità da 6, non è veloce, però le cose comunque le fa, funziona tutto. Non saprei cosa aggiungere, vi faccio forse foto, vediamo un po'. Vedete, cioè la velocità c'è tutto, è come i tablet che abbiamo provato con l'Unisoc, non cambia molto. Vedete, apre tutto. Dove stiamo? Vi faccio vedere anche Amazon Photo, che ci ho messo qualche foto in più, vedete, dei miei video vari. Vedete, scorre, va benissimo. E questo è il pezzo di merda del quale parlerò adesso. Apre tutto, vabbè, guardate la velocità, queste sono le girl quando preparo i video della più bella, guardate, guardate, cioè io avevo il Realme, sono l'anno 4-5 che ne compro, e ho comprato il 7 Pro, che ho avuto tanti mesi, e questo guarda, rispetto al 7 Pro che mi andava benissimo, è poco poco di meno del 7 Pro, che costava comunque sui 2,70, 2,90, 3,30, non me lo ricordo esattamente. Comunque, è poco poco di meno del 7 Pro. Ragazzi, questo però costa 129 euro. Voglio dire, guardate, cioè non c'è problemi di carica, di scarica. Poi un'altra cosa particolare che c'ha è che c'ha l'hotspot. Io lo uso hotspot sul televisore, praticamente mi va più veloce del Sony che costa 1200 euro. Non so se mi spiego. Questa è una cosa spettacolare. Ovvio, non sto dicendo che il Sony. Io il Sony adesso l'ho venduto per diversi motivi, uno dei quali è perché non mi piacciono, cioè un telefono del 2020, non mi piaceva tenerlo usato, diciamo, perché l'ho comprato usato, se possibile a 1000 euro me lo ricompro nuovo, perché Sony per me è l'apoteosi del telefono. Intanto vi faccio vedere questo, per me è l'apoteosi del telefono. Vedete, questa è l'Aquila al terminal bus, sotto al terminal bus. Quindi vi dicevo, vediamo che forse sto inquadrando un po' male, mi sto regolando su sta carta di risico, invece vado troppo a destra. E quindi vi dicevo, questa è la chiesa di Collemaggio, famosissima, il simbolo dell'Aquila. Quindi vi dicevo, chiaramente quello è un mostro di telefono per tanti motivi, perché a me piace la tecnologia, e quello ha lo schermo top, l'audio top, le foto che fa Sony vere, non le foto vignettate o riprodotte o mistificate con il software, e alzar bassissimo, cosa che è ovvio, ovviamente qua si sente. Qua lo sento, perché se io qua ce l'ho in mano 2-3 ore mi cominciano un po' a bruciacchiare le mani, però non tanto quanto altri telefoni pure migliori che mi hanno dato forse per sotto questo aspetto più problemi. Ovviamente qua dove si va a risparmiare su tutti i materiali, appunto non c'è nessun tipo di raffreddamento dentro, di dissipatore. È assemblato come è assemblato, anche se comunque sembrerebbe molto molto simile al 7 Pro, appunto. Si risparmia un po' su tutto, però ti dà tutto che funziona, cioè tutto al risparmio, però tutto che funziona.
questo secondo me, ripeto, è l'entry level. Funziona anche il dito dietro, anche adesso ve lo faccio vedere, non lo sto usando, vedete, sblocca abbastanza 8 su 10. Quindi veramente sono rimasto stupito, per cui lo tengo come muletto e lo consiglio a tutti quelli che vogliono un telefono che funziona in tutto, funziona sufficientemente in tutto e c'è una batteria da schianto, la batteria, forse la batteria migliore che c'è in circolazione su tutti gli smartphone, questa qua. Strano a dirsi, c'ha un po' di pesetto, va bene, niente di troppo diverso dagli altri. Dietro appunto il zigrinato si mantiene bene, sblocco col dito, oh, 129 euro, per me Realme mi ha stupito ancora. Realme, ecco perché è la ditta che vende più telefoni, perché tutti i telefoni Realme bisogna dire che in un modo o nell'altro vanno bene. Allora, chiudo il video molto velocemente, ripeto, non lo faccio come sempre perché veramente sto demoralizzato. Vedete qua la cartina. Vabbè, questa è una cartina degli anni 80. L'Ucraina si chiamava tutta questa zona qua, invece adesso l'Ucraina è rimasto questo pezzettino qua. E qua è tutta Russia, qui sopra. Fino qua che è Mongolia. Qua, cioè Mongolia pure Russia, mi pare. Quindi tutta questa fascia qua dovrebbe essere Russia. Qua è Afghanistan. E qua è Cina. Che succede? Perché non mi stanno piacendo più i cinesi, perché se i cinesi appoggiano questo folle che ormai è uscito di testa, e questo sinceramente secondo me non gli interessa più né della sua nazione, non gli interessa più niente, lui ormai punta a essere ricordato nella storia, per cui diciamo sarà, è tipo un Hitler. Lui ormai non se ne frega dei russi, non se ne frega di nessuno. Ieri hanno sfiorato la tragedia gialla a far saltare il deposito nucleare. E lui di buttare le armi nucleari non c'è nessun problema. Lui è in guerra, ormai è entrato in assetto guerra, in assetto militare, quindi non se ne frega di quello che può succedere né al suo popolo né al popolo europeo. Quindi prepariamoci al peggio. È quello che voglio dire, però, che secondo me ci sono due soluzioni: o qualcuno dei russi si ribella e qualcuno che gli sta vicino, non so, fanno qualche ritorsione e lo ammazzano, levano subito dal mondo, così lui come tutti i due o tre capi che ci stanno lì, così la Russia si libera finalmente e torna a essere democrazia, e forse a quel punto si potrebbe anche annettere l'Europa, l'Europa potrebbe diventare veramente tutta l'Europa come è geograficamente, invece di essere Asia, o la Cina, appunto, che è quella che secondo me ha comandato tutta questa situazione, che l'ha appoggiata e ha detto puoi andare, puoi fare quello che vuoi perché c'è il nostro appoggio, crea disordini, fai quello che vuoi. Lui è partito con la Cina che l'appoggia, che è una grande superpotenza. Se la Cina adesso non... L'unica è che Xi Jinping va a parlare con appunto Putin e gli dice: oh, io ti ho detto, fai qualcosa, non fare un macello, perché qua stiamo andando sotto un treno tutti quanti, sia popolazione sia a livello economico. Se questo signorino qua della Cina non farà nulla e continuerà a farsi i fatti suoi, a rendersi neutrale, a non metterci becco in questa situazione, lasciando il pazzo avanti che fa i casini, non si sa dove va a parare. Comunque vada, io non comprerò più un prodotto cinese, compreso questo Realme, anche se è nato indiano, ma stiamo là, India e Cina stiamo là, però dopo l'ha comprato un cinese. Non comprerò più niente dai cinesi, e dopo voi fate la guerra, dopo è guerra aperta sotto tutti i punti di vista. Dopo facciamo la guerra aperta, se scatenate la guerra preparatevi, perché dopo facciamo la guerra contro i cinesi, contro tutti. E io non comprerò, la prima guerra che faremo è commerciale, perché per me i cinesi, se non si muovono, hanno chiuso. Quindi voglio dire, per il momento il telefono, tutti i Realme vanno bene, e questo è il gran bel qualità-prezzo. Lo consiglio a tutti, se vi serve un telefono base base, 129 euro. Ciao!